C'era il malloppo da portare a casa, ma non solo quello, perché a livello sportivo questo match era importante, ok, per entrambi di base, ma soprattutto per Sinner, perché comunque quest'anno per 3 volte, no, in precedenza non era riuscito a battere Carlos Alcaraz, l'ultima un po' più di 2 settimane fa, no, nella finale di Pechino, persa al tiebreak del terzo set. E quindi a livello sportivo e a livello di morale, non che gliene serva in generale, insomma, di morale a Sinner perché è il numero uno al mondo, sta facendo una stagione pazzesca. Ma contro Alcaraz, diciamo che c'era questo neo, no? Delle sole sconfitte in questo 2024. Invece, questa finale del Six Kings Slam è stata una partita vera, assolutamente, perché appunto c'era il malloppo da portare a casa in primis, e sono 6 milioni, ragazzi. Cioè, in pratica è come se vincendo 3 partite Sinner avesse vinto 2 slam. Considerando ad esempio l'Australian Open, che quest'anno ha vinto Sinner, parlando ovviamente solo a livello economico, si è portato a casa con quell'Australian Open 2 milioni e 2. Quindi facciamo un po' i conti, è come se avesse vinto quasi 3 Australian Open circa, quindi insomma capiamo che a livello economico è una gran bella botta per lui, ma a livello sportivo, ripeto, è importante per Sinner questa vittoria perché gli permette anche di affrontare le sfide che verranno contro Alcaraz in maniera più serena. Magari ne avverrà almeno un'altra, no? In questo 2024, tra Parigi-Bercy, poi le ATP Finals, insomma. Credo e spero anche da una parte, insomma, che almeno un'altra la vedremo, un altro match fra Sinner e Alcaraz. E credo che grazie a questa vittoria, che è arrivata poi alla fine bene, perché secondo e terzo set vinti per 6-3, insomma, non è una cosa da poco, credo che possa dargli una grande spinta, insomma, da questo punto di vista. Quindi, bene così, siamo ricchi, no, sì, magari, insomma, i 6 milioni sono tutti di Jannik e del suo team, insomma, giusto così. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Che dire? 6-7, 6-3, 6-3 a favore di Jannik. Allora, una partita abbastanza, no, altalenante, ma alla fine equilibrata, nel senso che il primo set comunque parte molto bene Sinner, va avanti 4-1, si fa rimontare perché Alcaraz è pure questo, è uno che magari a livello di continuità. E lo stiamo vedendo anche proprio in questo 2024, almeno fino ad adesso, no? Meno tornei vinti da Alcaraz, quindi magari gioca molto bene in alcuni tornei, nei tornei che maggiormente contano, perché comunque vince Wimbledon e vince Roland Garros, però ogni tanto magari si perde, ogni tanto c'è quella battuta d'arresto magari inaspettata, mentre Sinner nel complesso è stato comunque più continuo. E che cosa è successo in questo primo set? Vinto da Alcaraz appunto 7-6. È successo che Sinner parte veramente molto bene. Alcaraz fatica sia nel primo, ma sia nel secondo e anche nel terzo set, comunque nei propri turni di servizio, fatica maggiormente rispetto ai turni di servizio di Sinner. Però comunque in un modo o nell'altro diciamo che se la sfanga la maggior parte delle volte, vuoi perché si aiuta molto con il servizio, vuoi per alcuni errori di Sinner in alcuni momenti in cui non avrebbe dovuto sbagliare per mettere a punto, insomma, la prestazione perfetta. E quindi Alcaraz, diciamo che ha delle fiammate, va un po' più a fiammate, ecco, un po' meno continuo magari, no, nell'arco della partita, però poi ci sono quei momenti, quei game in cui gli entra praticamente tutto, in cui lascia andare i suoi colpi, in cui è molto sicuro di sé. Secondo me Alcaraz dipende tanto proprio dal momento mentale, cioè dall'appeal, no? Nel senso, lui in alcuni momenti si gasa talmente tanto che gli riesce tutto, anche l'impossibile. E l'abbiamo visto veramente in alcune situazioni. Quello che è capace di fare Alcaraz, ho ancora impressa in mente, insomma, quella demi-volée nei piedi, praticamente una roba, insomma, impossibile. Anche per uno come lui che ha una manualità e ha un talento pazzesco, una varietà di colpi pazzesca, quindi figuriamoci per tutti quanti gli altri. E lui la fa in maniera perfetta. E quindi in questo primo set, no, recupera poi Sinner,
che però a servizio comunque fatica di meno ed è stata questa una chiave nel corso dell'intera partita. Perché poi alla fine, no, magari Alcaraz sommando il game che si allunga al servizio, il game successivo, sempre sul suo servizio che si allunga nuovamente, quello, quell'altro, le difficoltà, magari, no, spendi più energie nel complesso, anche mentali, rispetto a Sinner e poi alla fine, nella parte finale di match, quindi nella seconda parte, magari lo puoi pagare. Comunque, questo primo set giustamente, secondo me, alla fine va al tie perché comunque quella reazione dopo il break subito all'inizio da Alcaraz è comunque notevole. E Sinner, nel complesso, cosa succede? Sbaglia qualche colpo di troppo, ma come era successo anche nel match contro Djokovic. E poi cosa succede? Che i dettagli fanno la differenza. E quel drop shot che Sinner comunque sbaglia nel tie break. Un po' mi ha fatto storcere il naso, cioè devo dirvi la verità, poi non può essere sempre tutto perfetto, lo so perfettamente, scusate il gioco di parole, però in quel momento una palla che poteva spingere, provare il drop shot lì, insomma, è sinonimo anche un po' di poca tranquillità, e infatti poi dopo che c'è il set point a favore di Alcaraz sfruttato, Sinner scaraventa una pallina come praticamente non gli ho visto fare quasi mai, se non mai. Insomma, sintomo che un po' di frustrazione c'era, ma gliel'ho vista questa un po' di frustrazione anche nel match contro Djokovic. E infatti sono arrivati degli errori un po' per lui e per quello che sta facendo in questa stagione un po' grossolani. Stasera pure. Nel secondo set cosa succede? Succede che comunque Sinner va ancora una volta in vantaggio 3-1, con delle palle per andare 4-1 in servizio, non le sfrutta per merito di Alcaraz, ma in altre situazioni anche proprio per dei meriti suoi, e si fa rimontare nuovamente. Io lì ho temuto, cioè vi dico la sincera verità, il replay del primo set. E invece non va così. Non va così perché poi Alcaraz, e lì iniziano le difficoltà vere, perché comunque sente di non essere riuscito a capitalizzare il momento, un momento che era molto importante, poteva veramente indirizzare la partita a favore sua, cioè a suo favore, che cosa ho detto? A suo favore, è tardi anche per me, scusate. E invece Sinner brecca nuovamente e lì praticamente si chiude il secondo set, perché poi strappa un nuovo break ad Alcaraz, 6-3. E nel terzo set sì, c'è quell'equilibrio, però abbiamo cominciato ad assistere ad un Alcaraz molto più falloso, un Alcaraz che sembra avere più fretta, no, di chiudere i punti, appena vede lo spiraglio prova e magari sbaglia in lunghezza, va a rete, cioè i colpi vanno a rete. Dal canto suo Sinner, però ragazzi, ha alzato il livello, ma dall'inizio del secondo set che ha vinto e poi il terzo con lo stesso punteggio, io gli ho visto proprio negli occhi la rabbia, nel senso, no, quella frustrazione con quella palla, diciamo, scaraventata dopo il set point del primo set, l'ha trasformata poi in rabbia, ma positiva. Nel senso, si è caricato, ha raccolto tutte le energie, soprattutto a livello mentale, e non ha sbagliato praticamente quasi più nulla, tranne in un game in cui fa due o tre errori, quel controbreak che subisce. Però da lì in poi, ragazzi, al servizio continua comunque a fare molto bene, perché, ripeto, fatica molto di più Alcaraz sui propri turni che Sinner. Però, ragazzi, a livello di colpi, dritti in corsa, quel lob pazzesco, che quella è una roba alla Alcaraz. Infatti Alcaraz un lob simile lo fa al primo set, un controlob stupendo. E in questo successivamente, appunto, lo replica Sinner, un qualcosa di pazzesco. Due passanti di rovescio stupendi. Con le palle corte non ci siamo più di tanto, quindi con i drop shot, tranne in un paio di occasioni, se non ricordo male. Il serve and volley, vabbè, l'ho provato 3-4 volte e non ha funzionato mai. Pure Alcaraz, l'ultimo che ha provato, non ha funzionato. Quindi il serve and volley in generale non benissimo. Ma se devo scegliere uno dei due, insomma, meglio quello di Alcaraz. E, ripeto, di dritto, di rovescio molto bene, comincia a sbagliare di meno, il livello del servizio lo mantiene sempre lì, insomma, è sempre alto. Alcaraz, dal canto suo, ripeto, inizia a sbagliare di più e succede che il risultato del secondo e del terzo set è 6-3. Perché queste partite, cioè, in cui si scontrano, no, due campioni così. I dettagli fanno la differenza. Come nel primo set, nel complesso fatica di più Alcaraz, però alla fine è proprio lo spagnolo a portarsela a casa.
gli altri set, c'è un calo fisico, c'è un calo mentale da parte di Alcaraz e Sinner ti punisce. Ti punisce. E se quel secondo set non fosse andato così, quindi se dopo quel controbreak di Alcaraz avessimo assistito alla fotocopia del primo parziale, un po' avrei storto il naso, devo dirvi la verità. Anche se, ripeto, a livello di prestigio del torneo c'è zero perché non ha alcun valore. A livello sportivo per Sinner era importante soprattutto la partita, a livello economico, vabbè, cioè non serve che ripeto ancora che Sinner si è portato a casa appunto 6 milioni. E quindi un grande Jannik, un Alcaraz che ha cominciato a dare maggiormente fastidio in risposta a Sinner quando ha indietreggiato la sua posizione. All'inizio era un po' più avanzato, poi indietreggia la posizione perché prende sicurezza di sé, secondo me, quindi fa partire lo scambio, vede che incomincia ad entrare tutto e quindi è tranquillo, si mette a fondo campo, ripeto, fa partire lo scambio. E poi si vede, insomma, appena Sinner magari ti offre una palla un po' più corta, ecco che l'accelerazione è devastante. C'è stata un'accelerazione di Alcaraz a 170 km/h, se non ricordo male, una roba assurda di dritto. E poi, ecco, quello che è mancato forse in alcune situazioni a Sinner, un po' di profondità dei colpi, anche in risposta, magari, no? Delle volte quando tentava di stare abbastanza vicino in risposta. Quindi tentava di aggredire, però o lo fai appunto con molta decisione, oppure se la palla ti rimane un po' corta, poi ti trovi un pochino lì nella terra di nessuno e Alcaraz puntualmente ti punisce. Poi con il kick, ecco, al servizio, il kick non ha funzionato tantissimo perché Alcaraz comunque è uno che impatta spesso e volentieri molto bene, quindi con il tempo perfetto la palla, è uno che poi a sua volta ha una capacità di alzarti la traiettoria veramente incredibile e quindi insomma non ha funzionato benissimo il kick. E per il resto, ripeto, alla fine Alcaraz si disunisce un bel po' e invece Sinner chiude in crescendo ed è questa la cosa che mi gasa, no? Tra le altre, cioè vedere un Alcaraz comunque che si è scaricato dopo aver fatto comunque fatica nel corso di tutta la partita, soprattutto nei propri turni di servizio, e un Sinner che invece chiude in crescendo e poi il primo set comunque lo perde 7-5 al tie break, il secondo e il terzo li vince 6-3, cioè a livello di punteggio anche un punteggio abbastanza pesante, insomma, se vogliamo. Quindi questo, ragazzi, che dire, una bella partita, è uscita fuori veramente una bella partita. E iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra ovviamente qui sotto nei commenti. Forza Sinner e speriamo che chiuda insomma al meglio questa stagione 2024 con i tornei insomma che appunto devono essere ancora giocati. Ah, mi stavo dimenticando, vabbè, se poi devo aggiungere qualcosa che in questo momento magari anche vista la tarda ora mi sfugge, l'aggiungerò nei commenti. E poi vabbè, due parole sugli altri tornei che si stanno svolgendo insomma, in questa settimana. L'ATP di Stoccolma, l'ATP di Anversa, insomma, ho visto le semifinali del WTA di Ningbo, cioè, non perché le ho viste nel senso che ho visto le partite, però ho visto i risultati. Certo, due ritiri in entrambe le semifinali, quindi entrambe le semifinali che durano 3 quarti d'ora, insomma. Non è una cosa che si vede tutti i giorni. Tra le altre cose, peccato per Stan Wawrinka che perde in semifinale. Oddio, ora mi sfugge se ad Anversa o a Stoccolma. Vabbè, perdonatemi ragazzi, però perde in semifinale contro Tommy Paul. Ma Wawrinka, tra l'altro, era tornato proprio ieri a battere un top 10 dopo non so quanto tempo, dopo un bel po' di tempo, quindi. Mi sarebbe piaciuto, cioè vi dico la verità, vederlo vincere questo torneo in questa settimana. Peccato perché comunque alla meglio Paul con due tiebreak, se non vado errato, appunto in semifinale. E per quanto riguarda gli altri italiani, mi dispiace anche un po' per Berrettini a Stoccolma. Speravo che potesse arrivare, ecco, cioè se non dico in finale, comunque che potesse fare un gran bel torneo. E invece comunque perde al secondo turno contro lo svizzero Stryker. Peccato. E ora Berrettini credo che sia impegnato a Vienna, se non ricordo male. Credo Vienna assieme a Cobolli, ad Arnaldi, a Sonego, insomma a questi qui.
Iscrivetevi, campanella mi piace, buonanotte a tutti ragazzi e al prossimo video.